Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova lezione, benvenuti a questa nuova lezione della scuola Calamandrei relativa alla preparazione dei concorsi pubblici. Allora, diciamo che nell'attesa che gli studenti si collegano, iniziatemi a dare dei feedback positivi se si sente e si vede bene. Iniziatemelo a dire. Confermatemi innanzitutto se la lezione sta andando. Io nel frattempo provvedo a girare anche il link della diretta a tutti i nostri studenti. Allora, io attendo qualche minuto prima di leggere che si vede e si sente bene. Ok, Andrea me lo conferma. Buonasera Cecilia. E possiamo iniziare anche la diretta di oggi. Procediamo a girare il link a tutti i nostri collaboratori. Allora, possiamo iniziare. Io, come sempre, introduco un po' questa prima parte della lezione, prima di passare la parola ai miei amici colleghi, il dottor Andrea De Felice e la dottoressa Consiglia Esposito, che andranno poi a trattare nello specifico quelli che sono gli argomenti più importanti. Allora, innanzitutto io prima di passare la parola ai colleghi, ci tenevo naturalmente a sottolineare un aspetto molto importante di questa rubrica, che in effetti abbiamo deciso di fare questo tipo di preparazione, cioè quella relativa ai concorsi pubblici, perché riteniamo estremamente importante che il Centro Studi Calamandrei possa prepararsi nei concorsi pubblici, cioè possa dare una preparazione ai nostri studenti anche per quanto riguarda il ramo dei concorsi pubblici. E questo per una serie di ragioni. Innanzitutto, lo dico sempre, non è importante aspettare un bando di concorso per potersi preparare, ma ci si può preparare anche prima che il bando di concorso venga pubblicato. E questo ora lo andremo a vedere. Innanzitutto valutiamo e cerchiamo di capire come sono strutturati i nostri corsi. Partiamo dal presupposto che la preparazione nell'ambito dei concorsi pubblici si suddivide in due modi. Il primo è quello di un'attivazione di una vera e propria piattaforma che noi vi andremo ad attivare, sulle quali voi troverete quelle che sono le materie principali, quindi le lezioni suddivise nelle materie principali, anche perché lo scopo del nostro corso è quello naturalmente di puntare sugli argomenti più importanti, cioè gli studenti si iscrivono ai corsi proprio perché devono innanzitutto sapere quali argomenti studiare e quindi voi troverete su una piattaforma informatica online tutti gli argomenti alla luce anche dei concorsi precedenti. A questi argomenti ci sarà un supporto prettamente didattico perché troverete delle dispense in relazione a quelli che sono gli argomenti trattati e infine c'è una batteria di quiz con i quali voi avrete l'opportunità e la possibilità di esercitarvi di volta in volta. Io li definisco i cosiddetti quiz ragionati, perché non è il classico quiz che voi vi collegate su internet, come ad esempio il quiz della patente, quindi il quiz per la preparazione dell'esame della patente, ma è un quiz dove il docente andrà a spiegare come andava risposta quella domanda, qual è la risposta esatta e qual è la risposta sbagliata. Quindi la preparazione che la scuola offre è attivazione di una piattaforma personale dove troverete le lezioni suddivise per argomenti. Alle lezioni troverete un materiale didattico corrisposto per ogni materia e a questo troverete anche una batteria di quiz con i quali avete la possibilità di esercitarvi. Poi, quando verrà pubblicato il bando del concorso,
noi attiveremo un vero e proprio corso con il quale ci saranno delle lezioni settimanali con le quali voi vi potrete collegare attraverso più modalità. La prima è quella della diretta live, cioè voi vi collegate online alla lezione come sta accadendo adesso, cioè voi da casa comodamente potete intervenire, potete fare delle domande, potete interagire con il resto della classe. Poi c'è la seconda modalità, che è la differita, la possibilità di rivedere comodamente tutte le lezioni in maniera illimitata, tutte le volte che volete, quando volete, dove volete, fino alla fine delle prove d'esame. Ovviamente questo è uno dei più grandi vantaggi che la scuola offre perché avete la possibilità di rivedere le lezioni tutte le volte che volete e addirittura anche dopo il superamento della prima prova. Sapete benissimo che la stragrande maggioranza dei concorsi si struttura in più prove. Ecco, il vantaggio delle nostre lezioni è che voi le potete rivedere anche dopo aver affrontato la prima prova. Detto questo, un altro aspetto molto importante del nostro corso è che ci sono dei posti limitati. Noi vogliamo evitare delle aule affollate, caotiche, preferiamo sempre avere un numero ridotto di studenti proprio per garantire qualità ed efficienza alla didattica. Alla fine, ovviamente, della struttura del corso è importante ricordare che chi si iscrive entro un determinato termine ha la possibilità di ricevere uno sconto e ovviamente di usufruire delle convenzioni con le nostre librerie ricevendo i testi ad un prezzo scontato. Questa è la struttura della preparazione che la scuola offre. Ovviamente considerate anche che il format attuale rientra nella preparazione perché noi non facciamo altro che in questo format nell'approfondire determinate materie che sono oggetto di concorso pubblico e che naturalmente ci vengono da voi indicate. Quindi l'aspetto principale di questo format che io vi consiglio soprattutto a chi ci segue di sfruttare è quello innanzitutto di fare delle domande ai docenti che verranno dopo di me, ma soprattutto a indicarci le materie che sono oggetto di preparazione dei vostri concorsi pubblici. Ora, prima di passare la parola ai colleghi, io vi invito naturalmente a fare delle domande laddove ci siano. Saluto ovviamente tutti gli studenti collegati, saluto Andrea, Cecilia, Michela, Mary, Federica, vi saluto tutti e naturalmente vi invito a seguire i nostri canali social, il sito del Centro Studi PieroCalamandrei.it, la pagina Facebook Corsi di Formazione Giuridica 2023, il canale Instagram Centro Studi Piero Calamandrei, il canale YouTube. Quindi, come vedete, siamo ovunque. Quando, insomma, volete seguirci, sapete come farlo e anche come contattarci. Tra l'altro, io vi invito a seguire questi canali perché noi pubblichiamo continuamente materiale gratuito e utile per i nostri studenti proprio per studiare quelli che sono i concorsi pubblici. Adesso andiamo a parlare, quello che faccio sempre. Detto così, andiamo a parlare quello che faccio sempre, sembra detto che parlo dalla mattina alla sera, che poi è la verità dei fatti, però andiamo a parlare, scusate, ogni tanto devo bere, di quelli che sono i concorsi pubblici attualmente banditi, ma non banditi nel senso negativo della parola, ma nell'accezione positiva, e quelli che stanno uscendo, dove ripeto e ribadisco, il centro studi già avviato una serie di corsi di preparazione che vi possono naturalmente già preparare. Detto ciò, quali sono questi concorsi? Allora, apriamo la schermata. Tra l'altro, per coloro che sono interessati, possono ricevere praticamente questa schermata, di tutti i concorsi attuali, in modo tale che potete poi naturalmente andarli a vedere. Io naturalmente sarò breve, vi indicherò l'oggetto del bando di concorso, la data delle prove, i requisiti e la data di scadenza della domanda. Faccio sempre una precisazione importante, andate sempre a verificare
direttamente sulla Gazzetta Ufficiale il concorso di cui stiamo parlando, proprio per accertarci anche dell'autenticità delle informazioni date. Allora, quali sono i concorsi che sono stati banditi questa settimana? Provincia di Brescia, concorso per collaboratori tecnici. La provincia di Brescia in Lombardia ha indetto un concorso per collaboratori tecnici. La scadenza in questo caso è il 3 febbraio del 2023. I requisiti sono quelli classici, in questo caso sicuramente rientra il requisito del diploma come uno dei requisiti per la partecipazione a questo tipo di concorso. Comune di Novara. È un concorso per funzionario pedagogista a tempo indeterminato. In questo caso la scadenza è il 26 gennaio del 2023. Uno dei requisiti, oltre ai requisiti classici per poter partecipare a questo concorso, ci sono i requisiti specifici che sono praticamente un diploma di laurea, che è fondamentale. In particolare ci sono delle lauree specialistiche, tipo quelle relative alle materie di formazione pedagogica, ma anche alle materie di scienza della formazione primaria. In questo caso le prove sono strutturate in diverse fasi, c'è cioè sia una prova scritta e poi una prova orale. Andiamo avanti. Molto interessante è il concorso, quello relativo alla SNAA, concorso SNAA 2023 per 352 allievi dirigenti. È un concorso che riguarda l'ammissione appunto dello SNAA di questi allievi della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. In questo caso i candidati selezionati frequenteranno un percorso di formazione dirigenziale finalizzato a reclutare 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici. La scadenza di questo bando è il 30 gennaio del 2023. Anche in questo caso parliamo di requisiti generali che sono quelli classici e poi requisiti specifici dove in questo caso sono richieste i diplomi di laurea. Le prove sono articolate in diverse fasi, sono tre prove scritte e una prova orale. Poi, oltre a questi concorsi importanti che abbiamo appena comunicato, ricordiamoci i concorsi che stiamo attendendo da un po'. Quali sono? Sicuramente c'è il concorso DSGA, che è il concorso dirigente scolastico amministrativo, il concorso del Ministero della Giustizia, cioè quello relativo all'ufficio del processo, il concorso del Ministero della Cultura 2022-2023, si prevedono 6.300 assunzioni, il concorso dell'Agenzia delle Entrate, quello relativo a 1.600 funzionari. Ma soprattutto lo dico agli amici residenti nella regione Campania, stiamo attendendo tantissimo il concorso appunto della regione Campania, che dovrebbe essere pubblicato entro questo 2023. Naturalmente, vi ricordo che i concorsi regionali, i concorsi comunali, i concorsi anche nelle forze armate, quindi polizia, carabinieri, guardia di finanza, esercito o chi più ne ha più ne metta, sono concorsi che addirittura hanno delle cadenze mensili nonché settimanali, come anche i concorsi nelle ASL. Cioè, se noi abbiamo deciso di avviare questa rubrica nella preparazione dei concorsi pubblici è proprio perché ci siamo resi conto che ogni settimana viene pubblicato un bando di concorso diverso. Questo è l'aspetto importante di questa rubrica e questo è l'aspetto importante di questa scuola. E vi ricordo ancora una volta che la nostra scuola non è che aspetta l'uscita del bando per preparare gli studenti, ma potete farlo sin da subito. Potete affrontare le lezioni del nostro corso già ancora prima della pubblicazione del bando, anzi, questo vi dà un vantaggio perché vi consente di avere una preparazione migliore
rispetto a chi dovrà affrontare il bando in un secondo momento. Ora, se non ci sono delle domande, io procederei a passare la parola ai miei colleghi. Vediamo giusto qualche minutino per qualche domanda. Io mi sono svolato. Tanto per cambiare. Allora, mi sembra che non ci siano domande. Ad ogni modo vi ricordo di poterci contattare attraverso i nostri canali social e soprattutto vi consiglio sempre di guardare sulla nostra pagina Facebook che è il lunedì, dove noi comunichiamo proprio il calendario di tutta la nostra settimana. Grazie Cecilia, grazie dei complimenti, buonasera anche Claudia. Ok, non vedo domande. Quindi io direi di passare la parola ai miei colleghi. Passiamo subito la parola al dottor De Felice. Vi auguro buon fine settimana e come ho detto agli amici della preparazione dell'esame d'avvocato, mi raccomando stasera non divertitevi troppo e non studiate troppo. Mary scrive: no, no, per ora tutto chiaro, grazie. Meno male che ce lo dice Mary, che è tutto chiaro, bene. Allora, vi auguro buon fine settimana. La parola al dottor De Felice. Eccoci qui. Ok, allora, come sempre l'avvocato Savarese, un attimo solo, aggiustiamo qui. Come sempre l'avvocato Savarese, sempre in maniera egregia, ci va a illustrare i vari tipi di concorsi. Ok ragazzi, oggi noi portiamo due materie, quindi portiamo sia contabilità pubblica, una materia molto specifica per alcune tipologie di concorsi, sia inglese. Iniziamo quindi con contabilità pubblica, andiamo quindi a pubblicare quelle che sono le tracce. Un attimo solo, ok. Vedo traccia quindi pubblicata, quindi iniziamo. Ragazzi, oggi portiamo una materia che, come dice l'avvocato Savarese, se avete argomenti, materie che potete chiederci, possiamo farlo noi. Infatti, una delle nostre studentesse ci ha chiesto proprio questo argomento, la gestione delle spese, un elemento fondamentale nell'ambito del bilancio pubblico. Vi ricordo che le spese o anche uscite, come vengono dette, sono la controparte, diciamo l'altro ago della bilancia delle cosiddette entrate. Infatti, se vi ricordate, uno dei principi fondamentali della contabilità è proprio l'uguaglianza tra spese e entrate. Oggi noi andremo ad esaminare quelli che sono i caratteri di queste spese, quindi andremo a vedere in maniera molto breve, perché ragazzi poi c'è la lezione, quindi andremo poi ad approfondire i vari caratteri delle spese e soprattutto quello che è la sua gestione o procedura. Ma iniziamo quindi con le domande. Quali sono le tipologie di spese utili per ogni tipologia di bilancio? Se vi ricordate, esistono vari tipi di bilancio. Abbiamo il bilancio per conto capitale, il bilancio per conto corrente. Infatti, una di queste distinzioni è proprio data da questa, che poi andremo a vedere. Descriviamo brevemente quali sono i caratteri. Comunque, buonasera anche a te, Federica, e grazie mille. Ok, prima di tutto, facciamo un piccolo cappelletto. Le spese o le uscite, che cosa sono? Sono quelle somme di denaro che indicano gli stanziamenti approvati, in questo caso dall'amministrazione pubblica, per erogare i servizi a favore dei cittadini. Una delle spese più famose che vi posso far ricordare è la cosiddetta spesa medica, che viene in America, ma anche in Italia. Oppure le pensioni rientrano nell'ambito delle spese, come vedremo. E che quindi sono utili per il funzionamento della struttura stessa, per la realizzazione degli investimenti futuri nel corso dell'esercizio e del bilancio stesso, ma anche per alcuni progetti. Quindi, importante questo elemento. Ragazzi, poi le spese dovete sapere che sono suddivise secondo l'articolo 15 del cosiddetto legge fondamentale, la 196 del 2009. Ve la ricordate? La prima lezione ne abbiamo accennato proprio questa. Poi
assieme a quelle che sono le entrate. Poi ci sono state diverse riforme nel 2006 che le hanno ampliate. Quindi distinzione delle spese avviene per tre elementi: per titolo, per missione e programma. Quindi per queste tre unità. Inoltre, ogni volta, soprattutto quando andremo a vedere nelle lezioni private, andremo a toccare con mano come funziona un bilancio, quindi andremo a vedere i vari titoli, vedremo un po' come vengono ripartite. Quindi, grande distinzione anche in base al tipo di bilancio e che rientrano nell'ambito del titolo, o anche per utilità temporale, ossia se si esauriscono nel corso dell'anno o meno, sono le spese in conto capitale e le spese in conto corrente. Le prime sono a utilità pluriannale, ossia valgono solo per quel ambito di tempo, ossia si esauriscono nell'esercizio dell'anno, quindi dell'esercizio finanziario. Se vi ricordate, la coincidenza tra anno finanziario e anno solare, quindi di 12 mesi. Le spese in conto capitale, scusate, invece sono destinate ad accrescere il cosiddetto stock dei beni di investimento. Infatti vengono anche chiamate spese di investimento. Quindi ragazzi, già se trovate le spese che riguardano l'investimento, sono spese in conto capitale. Importante questa cosa da sottolineare. E che quindi rispetto a quelle correnti che hanno una temporalità di 12 mesi, le correnti vanno per tutti e tre il triennio del bilancio, come sappiamo. Quali sono le spese correnti? I redditi dei dividendi pubblici, i consumi intermedi, le prestazioni sociali e gli interessi passivi assieme ai contributi. Quindi queste sono le spese correnti. Le conto in capitale invece sono gli investimenti e i contributi in conto capitale. Quindi queste sono le caratteristiche. Poi quando abbiamo alla mano un diciamo bilancio, si vanno a vedere le specificità, ma non è questa diciamo la dimostrazione. Poi diciamo che poi man mano, infatti abbiamo chiamato questa lezione parte 1 proprio per questo. Quindi abbiamo detto che la prima distinzione è proprio tra spese in conto capitale e spese correnti. Seconda distinzione, abbiamo detto, è missioni, titoli e programmi, cioè titoli, missioni e programmi. Ogni titolo è formato da missioni. Quante ne sono le missioni? Il bilancio dello Stato ne conta 34, ossia funzioni principali o obiettivi strategici. Ogni missione a sua volta è suddivisa in diversi programmi, che possono essere mini aggregati o con la riforma del 2006, del 2016, macro aggregati, cioè più elementi insieme su quel particolare istituto o ente pubblico. Infatti vengono chiamati macro aggregati in questo caso. E ogni macro aggregato poi viene suddiviso in capitolo. Il capitolo quindi è l'elemento più basso, diciamo l'elemento unitario, l'elemento partecipe principale. Quindi abbiamo detto che ogni spesa si basa su un particolare elemento di capitolo in bilancio. Che cosa fa? Ne autorizza l'esecuzione, quindi in che modo erogare quel servizio o funzionamento della struttura, o semplicemente realizzare quell'investimento, se si parla di spese in conto capitale. E soprattutto ne viene indicato il titolo di legittimazione, quindi che viene riconosciuto statalmente. Quali sono quindi queste spese secondo i capitoli? Le spese obbligatorie o oneri inderogabili. Come dice la parola, sono di natura inderogabili, non possono essere quindi eliminate e sono obbligatorie. Cioè, attenzione, quali sono le spese obbligatorie? Sono quelle spese che non sono rinviabili nemmeno per l'insufficiente stanziamento e sono gli stipendi dei cittadini, quindi della pubblica amministrazione, se parliamo di enti pubblici, le pensioni e gli interessi passivi sul debito pubblico. Quindi queste sono le tre spese obbligatorie fondamentali. Poi abbiamo le spese d'ordine, ossia quelle che riguardano la riscossione delle entrate, ossia la controparte del procedimento di entrata. Le spese impreviste cosa sono? Come dice la parola, sono delle spese eccezionali, che non sono però improrogabili. Quindi sono necessari nella loro utilità e un esempio di spesa imprevista può essere, nel caso,
l'abbiamo subita con la nostra pelle, le cosiddette spese sanitarie per quanto riguarda la pandemia. Poi le spese annuali, annualità, che ogni anno hanno delle cifre predeterminate, ad esempio il rimborso di un prestito, i cosiddetti rimborsi del debito pubblico, e le spese differite, che non sono collegate coi tempi, quindi che sono prorogate in due, tre o anche in bilanci. E infine le ripartite, che sono una via di mezzo, perché sono frazionate in un angolo triennale oppure per esercizi finanziari successivi. Quindi queste sono le macrocategorie. Attenzione, ricordatevi, la categoria principale è conto capitale e conto corrente, quindi per quanto riguarda il bilancio. Normalmente abbiamo una suddivisione in titoli, missioni e programmi. I programmi poi si suddividono in capitoli e i capitoli in base poi a quella che sarà la funzionalità, quelle che abbiamo evinto. Comunque, se ci sono domande, noi abbiamo terminato la prima domanda aperta, così diamo spazio anche a voi, se è tutto chiaro, se vi è un feedback inerente a ciò. E passiamo poi alla seconda domanda aperta, che in questo caso si riguarda il procedimento. Ok, Cecilia, va benissimo, grazie. Ok, passiamo quindi alla seconda domanda, poi se ci saranno altre domande le vediamo in maniera successoria. In che modo avviene la gestione delle spese in un ente pubblico non economico? Questa è molto più specifica, però vale anche per gli enti pubblici. Ricordiamo, ente pubblico non economico sono ad esempio anche enti di natura amministrativa, quindi tutti quelli che rientrano alla pubblica amministrazione. Come sapete, soprattutto per chi studia contabilità pubblica, la procedura delle spese presenta una fase ulteriore. Infatti, nelle entrate ci sono tre elementi: quella di accertamento, di riscossione e versamento. Invece, la procedura delle spese prevede quattro caratteri, quattro elementi, quattro fasi, possiamo dire, che ogni ente deve perseguire. Andiamola a vedere. Prima, attenzione che molto spesso esce la domanda dell'ordine, quindi vediamo prima quali sono e poi entriamo nei dettagli. Abbiamo l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e infine il pagamento. Ripeto, impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento. Segue quest'ordine. Quindi attenzione, segnatevelo bene, perché molto spesso vedo nei diversi concorsi che hanno a che fare con la contabilità o con elementi economici proprio questa domanda, quindi o l'ordine oppure, su come vedremo nella domanda quiz, quale viene dopo. Quindi vediamo le fasi. La prima fase iniziale, quella che quindi va ad aprire il concetto di spesa, è l'impegno, molto simile a quella che avviene nei debiti, per chi fa giurisprudenza quindi ha anche questo collegamento. Quindi un trucchetto che do, soprattutto chi ha studiato diritto, può fare questo collegamento con i debiti. L'impegno, cos'è questa, diciamo, fase con la quale il soggetto, quindi la pubblica amministrazione, deve, a seguito di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, quindi un'obbligazione perfetta, determinare tre elementi: la somma che deve essere pagata, il soggetto creditore o i soggetti creditori, la ragione e quindi la motivazione con cui viene fatta questa spesa, con questo obbligo, ed infine il vincolo sulle previsioni di bilancio. Dovete sapere che questa previsione di bilancio va a prevedere quindi le spese che erano state immesse, non nella realizzazione si ha quindi la vera, diciamo, cernita tra spesa e entrata. Quindi questa è una fase iniziale, una fase in cui, come dice, vengono impegnate tali spese. E che da dove vengono impegnate? Attraverso leggi particolari, contratti o atti della pubblica amministrazione, molto spesso anche attraverso delle sentenze amministrative. Però queste sono un po' più particolari. Molto spesso avvengono quindi per legge, per contratto o per atto. E possono essere assunti solo nel corso dell'esercizio finanziario, quindi nel corso dell'anno
fiscale oppure nel bilancio stesso, quindi del triennale, nei limiti e nelle risorse che vengono assegnate nel bilancio, quindi nell'ambito della previsione. Infatti, vengono in questa prima fase i limiti imposti dal stesso esercizio. Nella seconda fase, quindi nelle cose pluriennali, quindi nell'ambito triennale, le risorse che verranno impiegate per risolvere queste azioni. Subito dopo abbiamo la liquidazione, perché che ha fatto fallimentare, o soprattutto nell'ambito delle, diciamo, della risoluzione degli obblighi, questo nome è familiare. È la fase attraverso ai quali il titolo o i documenti comprovati del diritto, il creditore dello Stato si accaparra quella somma certa e liquida, quindi in maniera, diciamo, attraverso banconote o anche titoli da pagare nell'impegno della spesa che era stato stabilito. Quindi lo andremo a vedere poi nei corsi che terremo. Che tocchiamo proprio con mano proprio tutte queste fasi. Oltre alla catalogazione, ci sono proprio degli schemi Excel o delle tabelle in cui vengono rappresentati dei numeri. Subito dopo la liquidazione abbiamo l'ordinazione. L'ordinazione è importante perché interviene in questo caso un organo chiamato Tesoreria dello Stato. La Tesoreria dello Stato, quindi, attraverso il compito dell'amministrazione, avrà questi titoli di spesa. Dovrà quindi avere l'ordine di pagare le somme liquidate. L'ordine come avviene? Attraverso dei mandanti di pagamento, degli stipendi o degli ordini di accreditamento, ossia delle aperture del credito che vengono delegate per effettuare la spesa. Quindi, in parole povere, l'ordinazione è la fase attiva per la prova delle, diciamo, della spesa. E infine la fase finale, la fase diciamo un po' che è arrincuorata delle persone, ossia il pagamento, il materiale, quindi si ha la certezza che si può impegnare, si ha quindi l'ordinazione, quindi si va a vedere quale elemento viene quindi liquidato e trasformato in somma di denaro, viene poi ripartito da parte della tesoreria e quindi l'obbligo di accreditare la somma dovuta ai creditori o al creditore stesso, solo dopo aver veduto quelle che sono le regolarità dei titoli di spesa. Importante, senza questo, cioè le motivazioni, se non vengono viste queste cose, il pagamento viene annullato. Quindi queste sono le fasi, sono quattro, vi ricordo, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Ok, noi abbiamo terminato per quanto riguarda la fase delle domande aperte. Se vi sono dubbi potete esprimervi, se no passiamo alle domande chiuse che fanno poi riferimento a ciò che abbiamo espresso in questi minuti. Poi vi ricordo ragazzi che non è una lezione questa, cioè andiamo ad analizzare la domanda. Poi per gli approfondimenti, vi ricordo le spese sono molto molto vaghe, come elementi, cioè ci saranno più, il corso si è suddiviso in più parti per quanto riguarda la spesa. Vi è proprio il corso stesso o attraverso la lezione privata con il, diciamo, docente. Vediamo un po' se ci sono domande, così possiamo passare alla seconda fase, quindi a quella dei quiz. Ok, io non vedo alcuna domanda, quindi possiamo passare alla, diciamo, alle domande chiuse. Le spese in conto capitale, quindi l'altra caratteristica delle spese, quelle opposte a quelle del conto corrente, in cosa consistono? Attenzione, l'abbiamo detto prima, spese di funzionamento, spese di investimento, spese sostenute per la riscossione delle entrate o spese per il rimborso prestiti. Cerchiamo quindi di ragionare. Le spese in conto capitale, come le avevamo definite? Ho detto ragazzi, attenzione, l'avevamo detta questa cosa. Noi le abbiamo definite spese di investimento, quindi tra le quattro opzioni che abbiamo, diciamo, indicato, quella giusta è la B, ossia spese proprio di investimento. Infatti le spese in conto capitale vengono anche chiamate investimenti e sono quelle spese con le quali, ricordiamo, lo Stato deve svolgere la politica del conto economico nazionale e comprendono gli investimenti,
l'acquisizione dei partecipanti, ossia le azioni, i conferimenti e le concessioni, e tutte le spese di contributo, abbiamo detto prima, mentre le spese di natura, diciamo, in conto corrente, quindi in, cioè, scusate, in conto capitale, riguardano, cioè, scusate, in conto corrente, i redditi, i consumi intermedi e le prestazioni sociali. Quindi le spese di investimento sono in conto corrente. Attenzione a questa domanda, quindi la risposta corretta è la B. Seconda domanda: quale fase al procedimento di gestione delle spese dell'ente pubblico non economico precede la liquidazione, quindi viene prima? Attenzione: impegno, ordinazione, pagamento o accertamento? C'è anche un errore, un intruso. Infatti l'accertamento, se vi ricordate, abbiamo detto all'inizio, fa parte delle entrate. Quindi attenzione, molto spesso lo fanno anche per ingannarvi. E infatti ciò che va a precedere la liquidazione e che rappresenta anche l'inizio delle spese è l'impegno. L'ordinazione poi avviene subito dopo e il pagamento è la fase finale. L'accertamento invece è la fase proprio finale del, diciamo, delle entrate. Quindi abbiamo terminato quella che è la parte inerente alle spese, cioè una prima parte introduttiva a ciò. Se vi sono dei dubbi inerenti a queste domande potete farli, se no ora passiamo all'altra materia, ossia all'inglese, che vi ricordo è onnipresente in ogni diritto, cioè in ogni concorso che fate di diritto, in qualsiasi elemento. Diciamo che l'inglese ci accompagna ogni giorno. Aspettiamo sempre giusto un attimo, se non vedo domande passiamo quindi alla loro pubblicazione. Ok, non vedo alcuna domanda, quindi passiamo alla pubblicazione delle domande di inglese. Oggi, come sempre, in inglese noi ci suddividiamo in verbi, in completamenti, quindi attraverso dei comparativi, in termini e soprattutto in parole. Quindi tocchiamo vari elementi. Sono sempre quattro domande aperte, ma vediamo. Il passato di to buy, verbo comprare, è bought, si legge, got si legge ot, buy, buyed, buyen. Allora ragazzi, prima di tutto il verbo to buy, quindi il verbo comprare, è un verbo irregolare, quindi cambia, perché normalmente il passato si fa con l'aggiunta del termine ed, quindi o id, come dicono in americano, davanti alla forma base. Infatti nella, diciamo, paradigma, perché l'inglese per i verbi hanno dei paradigmi, è to buy, to bow, in cui viene indicato il presente o infinito, il passato e il participio passato, che normalmente si forma aggiungendo n. Quindi C e D sono sbagliate proprio perché sono forme sbagliate di mettere. Infatti non è che diciamo io ho comprato, quindi non metto buyed, ma bought, cioè bought. E quindi l'opzione corretta è la A. La B non è esatta proprio perché to buy è infinito e quindi anche presente. Completiamo la seconda frase. Ok, secondo quiz. Completa la frase con il comparativo di maggioranza. My girlfriend is, quindi la mia ragazza è, her sister, quindi la mia ragazza è rispetto a sua sorella. Il verbo è pretty, pretty vuol dire non bella, attenzione, quella beautiful o wonderful per rappresentare un qualcosa di che ti esterefatta, cioè qualcosa di stupendo. Wonderful si utilizza, attenzione, anche per oggetti inanimati, non per le persone. Quindi pretty si indica per rappresentare essere carina o soprattutto per l'aspetto fisico. Come sappiamo, il
comparativo di maggioranza in inglese si forma, buonasera Mary, aggiungendo ir davanti al termine se è breve. Se invece è un nome composto, si mette more più il verbo. E poi c'è done. Allora, more pretty than, pretty è un, ricordiamo, pretty è un bisillabo, quindi perde la Y e diventa ir. Cioè doveva essere pretter, però la Y cade, viene troncata, se la vogliamo dire con un paragone all'italiana, e diventa ir. Quindi l'opzione corretta è la C, prettier than. Quindi la mia ragazza è più bella rispetto alla sorella, sua sorella. Andiamo alla terza domanda, quindi alla penultima. Attenzione, questa è un po' cattivella. Tra i termini riportati, quali non è assimilabile alla parola fire? Quindi, termine fire, si legge fire. Fuoco, affittare, licenziare, sparo. Allora, fire normalmente vuol dire fuoco. Quindi tutto ciò che riguarda un qualcosa che porta calore e così via. Sparo, e all'americana, quindi alla letterale, fire, può anche rappresentare il colpo di cannone. I'm firing, sto sparando. Soprattutto in America si utilizza questa cosa. Però attenzione, in America c'è un modo abbastanza divertente, diciamo anche uno dei vari modi, per dire che sei licenziato. Infatti fire vuol dire tu sei licenziato. Mentre noleggiare o affittare invece è simile perché è hire, ossia ire con l'H, ma anche condurre hire vuol dire, però molto spesso vuol dire proprio noleggiare o affittare. Quindi l'opzione corretta è la B. Passiamo all'ultima. Attenzione, questa è riguardo alle parole. Mary, the television yesterday, quindi Maria o Mary sta guardando la televisione, anzi ha guardato la televisione ieri. Allora, guardare la televisione è un termine adatto, però andiamo a vedere i vari elementi. È watched, saw, viewed, viewed, si legge viewed all'inglese, o looked up. Allora, per rappresentare la televisione si utilizza il termine watch, perché noi in italiano diciamo guardare, però in inglese hanno dei termini particolari. Infatti, watched vuol dire sia guardare la televisione, quindi l'opzione corretta è la A, però anche guardare un qualcosa che è in movimento. So invece, attenzione, non è so intesa come sega, cioè come motosega o qualcosa così, ma so vuol dire vedere, percepire, ossia io ho l'immagine e la percepisco, quindi so. View rappresenta più una cosa artistica, ossia io ammiro quel quadro, quel panorama, quindi un qualcosa di naturale o antropizzato e non in movimento. Mentre look at vuol dire ti sto dando d'occhio, quindi diciamo ti do una sbirciatina all'italiano se la vogliamo dire. Look at vuol dire soprattutto per una cosa, una toccata e fuga di occhio. Per vedere la TV, infatti, si dice watched o watch, to watch. Infatti, anche guardare l'orologio. L'orologio è un qualcosa di movimento, viene chiamato watch. Quindi abbiamo terminato, quindi l'opzione è la A, e noi terminiamo con l'inglese. Poi vi ricordo che la prossima settimana, quindi attenzione, guardate anche il calendario, io porterò un'altra richiesta vostra di informatica, il pacchetto Office, iniziamo con Word. Quindi per chi è interessato io porterò questo. Attendiamo se ci sono domande, se no passo la parola alla dottoressa Esposito che oggi ci illustrerà un importante elemento di diritto amministrativo. Quindi diamo anche manforte anche a lei. Allora, io non vedo alcuna domanda, quindi consiglia, puoi venire. Io vi auguro anche buona serata e non studiate troppo, come ha detto l'avvocato Saverisi. Arrivederci. Buonasera a tutti, io sono la dottoressa Consigli Esposito, docente di diritto del Centro Studi Piero Calamandrei. Oggi tratteremo un argomento di diritto amministrativo, ovvero il rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Datemi sempre conferma che mi sentite, mi vedete bene, così iniziamo con le nostre domande. Come sempre, anche per quanto riguarda la materia, cioè le materie di diritto, utilizziamo sempre lo stesso metodo, due domande aperte e due domande chiuse, quindi due domande che sarebbero i nostri quiz. Teniamo qualche minuto e iniziamo. Grazie mille Cecilia, grazie. Allora, possiamo iniziare. La prima domanda aperta è questa. Quali sono le fonti di disciplina del rapporto di lavoro? Ovviamente il rapporto di lavoro inerente alle amministrazioni pubbliche. In questo caso, prima di affrontare la domanda, è opportuno ovviamente conoscere che cos'è il rapporto di lavoro pubblico, perché si definisce rapporto di lavoro pubblico, di pubblico impiego, meglio comunque di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, quello in cui appunto il lavoratore pone le proprie energie, quindi in maniera stabile e continuativa, a disposizione dello Stato o di un ente pubblico non economico. Quali sono i soggetti interessati in questo rapporto di lavoro? Ne sono due, cioè il dipendente pubblico e il datore di lavoro pubblico. Parliamo di dipendente pubblico, quindi ovvero la persona fisica impegnata volontariamente e dietro corrispettivo a prestare in modo continuativo la propria attività lavorativa alle dipendenze, ovviamente, come abbiamo detto, di un ente, e assumendo perciò lo status di dipendente pubblico, cui appunto si collegano peculiari e reciproci diritti e doveri con l'amministratore, l'amministrazione che appunto sarebbe la datrice di lavoro. Invece, per quanto riguarda il datore di lavoro pubblico, è quella struttura alle cui dipendenze o sotto la cui direzione un lavoratore presta la propria attività lavorativa e ovviamente essa dispone di poteri di vigilanza nei confronti appunto del lavoratore, quindi poteri di vigilanza e anche poteri disciplinari. Ha il dovere non solo di corrispondere la retribuzione, ma anche di attuare quei comportamenti e azioni che, di rispetto e tutela del diritto, appunto, dei diritti dei lavoratori. Nell'impiego pubblico il datore di lavoro non è mai una persona fisica, ragazzi, quindi ricordatevi questo, ma sempre un ente, ad esempio come il Ministero dell'Interno, per il cui interesse operano gli organi di vertice appunto dell'apparato burocratico. Prima ancora di passare alla domanda, volevo specificare anche questa cosa, che appunto parliamo dalla disciplina pubblicistica alla privatizzazione del pubblico impiego, perché è molto importante conoscere anche questo. In passato il rapporto di lavoro presso le amministrazioni pubbliche era disciplinato in modo radicalmente diverso rispetto agli altri lavoratori. Gli elementi che differenziavano appunto il pubblico impiego da quello privato erano la costituzione del rapporto con un provvedimento unilaterale da parte dell'amministrazione, quindi il cosiddetto decreto di nomina, e non appunto sulla base di un contratto individuale di lavoro. La seconda cosa, il secondo elemento che differenziava il pubblico impiego da quello privato è che era l'irrilevanza della fonte contrattuale collettiva. Al rapporto di lavoro pubblico si applicava una specifica riserva di legge, ragion per cui la disciplina era demandata quasi esclusivamente ad atti normativi e regolamenti, appunto, e non erano comunque previsti contratti collettivi di settore. E poi un altro elemento ancora che differenziava era la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, cioè il TAR, e in appello al Consiglio di Stato, in luogo del giudice di lavoro. Soltanto poi con il decreto legislativo del 1993 numero 29, che poi è confluito nel vigente decreto legislativo numero 165 2001, questo regime speciale è stato superato con la cosiddetta privatizzazione dell'impiego pubblico. Ovviamente, fatte salve le eccezioni soggettive e oggettive, la disciplina dei pubblici impieghi
è ora sostanzialmente equiparata a quella dei lavoratori del settore privato. È infatti prevista l'assunzione mediante un contratto individuale di lavoro ed è stata introdotta una specifica contrattazione collettiva di settore e sono state appunto attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie tra dipendenti e amministrazione. Dopo l'entrata in vigore ovviamente del decreto legislativo 165 del 2001, il rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni è caratterizzato tra la separazione di indirizzo politico riservato agli organi di vertice politico, quindi le pubbliche amministrazioni, e attività gestionale, quindi internamente attribuita alla dirigenza. Abbiamo poi che c'è l'attuazione della piena disciplina del rapporto di lavoro sulla base appunto del contratto collettivo, contratto collettivo nazionale di lavoro e la costituzione di singoli rapporti mediante contratto individuale. Per le amministrazioni statali, l'eliminazione dell'appartenenza dei dirigenti ai ruoli delle varie amministrazioni ministeriali e la costituzione ovviamente del ruolo unico della dirigenza. E in più c'è l'attribuzione delle controversie relative al rapporto di lavoro alla giurisdizione, come abbiamo detto prima, del giudice ordinario. Avendo fatto, diciamo, una prima sintesi di quella che è appunto di quello che è lo sviluppo del rapporto di lavoro alle dipendenze del pubblico impiego delle amministrazioni pubbliche, passiamo ora alla nostra domanda, quella delle fonti, le fonti di disciplina del rapporto di lavoro. L'articolo, dobbiamo fare un riferimento importante che è quello dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 2001 numero 165, che afferma appunto che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo primo del titolo 2 del quinto libro del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro. Di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve ovviamente le diverse disposizioni contenute nel decreto legislativo 165 del 2001, che costituiscono appunto disposizioni a carattere imperativo. Quello che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è un sistema in cui, ovviamente, nonostante la spinta alla privatizzazione ancora oggi, appunto. Sì, un attimo soltanto perché non sono state pubblicate le tracce, quindi ci fermiamo un attimo e poi continuiamo. Pensavo non ho neanche guardato, quindi scusatemi per questa cosa, avete ragione. Un attimo solo, poi ritorniamo sul punto. Ok, vediamo. Sì, sono state pubblicate ora. Grazie, dottor De Felice. Allora, come vi dicevo ragazzi, vabbè che siamo ancora alla prima domanda, quindi siamo entrati ora nel merito della domanda, non vi siete persi nulla, ripeto la domanda così, quali sono le fonti di disciplina del rapporto di lavoro? Come vi dicevo, quello che disciplina appunto il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è un sistema in cui nonostante la spinta di privatizzazione, ancora oggi però convivono fonti di diversa natura, in particolare si può distinguere tra fonti costituzionali, legislative, regolamenti che sono appunto riconducibili alla contrattazione collettiva. Infatti, se parliamo della Costituzione, è proprio la Costituzione che riporta ovviamente norme che sono specificamente dirette alla disciplina dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Dove ritroviamo appunto questi riferimenti? Li ritroviamo all'articolo 28, in virtù del quale i funzionari dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. Quindi in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Lo ritroviamo poi nell'articolo 51, in base al quale tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici. Poi
Poi lo ritroviamo all'articolo 54 che impone ai cittadini, cui sono affidate funzioni pubbliche, il dovere di adempiere con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Ritroviamo ancora l'articolo 97, appunto, che laddove si prevede che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. E quindi lo stesso articolo stabilisce che nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza e appunto le attribuzioni, ma anche le responsabilità proprie dei funzionari, e che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo ovviamente i casi stabiliti dalla legge. Troviamo ancora l'articolo 98 che stabilisce l'esclusività del servizio prestato dai dipendenti pubblici e appunto il divieto di quest'ultimi, se sono membri del Parlamento, di conseguire promozioni al di fuori delle ipotesi di avanzamento correlate all'anzianità. Ovviamente l'ultimo comma di questo articolo contempla la possibilità di stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per determinate categorie di dipendenti dello Stato. Ragazzi, ovviamente quando parliamo di fonti appunto del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, a livello legislativo il provvedimento di maggior rilevanza è appunto il decreto legislativo che abbiamo citato più volte in questa lezione, che è il 165/2001, che disciplina gran parte degli aspetti del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e che è stato oggetto comunque anche di ampie modifiche. Questo era per quanto riguarda la prima domanda aperta. Attendiamo sempre qualche minuto e poi passiamo alla nostra seconda domanda. Attendiamo qualche minuto se ci sono domande. Ok, ragazzi, non vedo domande. Andiamo avanti. Allora, ragazzi, la seconda domanda che ho pensato appunto di fare insieme a voi è questa: quali sono i criteri di classificazione del personale? Ovviamente inerente sempre al rapporto di lavoro con le dipendenze delle amministrazioni pubbliche, perché presso tutte le amministrazioni esistono i ruoli organici, quindi si tratta di tabelle in cui è indicato il numero di posti di cui appunto dispone l'amministrazione con le relative differenze funzionali e retributive. La dotazione organica di un'amministrazione si classifica in base a specifici criteri, quindi con riferimento al comparto dei ministeri, il criterio più antico prevedeva che cosa? Il sistema delle carriere, quindi all'interno di ciascuna carriera, parliamo di direttiva, di concerto, di esecutiva, ausiliaria, esisteva un'articolazione gerarchica di qualifiche. Con la legge numero 312 del 1980, il sistema è stato riorganizzato ed è stato introdotto il sistema dei livelli. 9 livelli nell'ambito dei quali si distinguevano i profili. In seguito poi al riassetto della materia, risultante appunto dai contratti collettivi, e parliamo del quadriennio 1998-2001, si è previsto un numero di categorie o aree contraddistinte da lettere dell'alfabeto, variabile secondo i comparti, all'interno dei quali si distinguono ancora diverse posizioni organizzative e anche posizioni economiche, vale a dire appunto i requisiti di professionalità richiesti e corrispondenti ai trattamenti retributivi. Con la classificazione introdotta poi nel periodo 2006-2009 per il comparto ministeri, le aree non sono più contraddistinte dalle lettere, ma da numeri ordinali, cioè prima, seconda, terza, e parliamo di fasce. Infatti, al loro interno si sono previste varie fasce retributive, quindi numero superiore rispetto alle precedenti posizioni economiche.
tecniche denominate F1, F2, F3 e così via, finalizzate ovviamente allo svolgimento delle selezioni interne per lo sviluppo professionale. Andiamo ora a vedere, sempre inerente appunto alla nostra domanda, alla classificazione del personale, quelle che sono le progressioni orizzontali e verticali. Il personale di un ente nel corso del tempo non deve necessariamente mantenere lo stesso profilo professionale con il quale appunto è stato assunto, ma può aspirare a modifiche retributive o funzionali attraverso, abbiamo detto, o la progressione orizzontale o la progressione verticale. Ma qual è la differenza tra le due? Parliamo di progressione orizzontale, quindi possiamo definirla o economica, quando si opera un passaggio di una fascia retributiva iniziale a un'altra superiore, restando sempre però all'interno della stessa area. Ad esempio, nell'ambito della terza area, un passaggio da F1 a F3. Secondo le indicazioni dell'articolo 52 del decreto 52,1 bis del decreto legislativo 165 del 2001, le progressioni orizzontali sono gestite dalla stessa amministrazione e avvengono secondo i principi retributivi, secondo i principi di selettività, in cui appunto in funzione delle qualità culturali, professionali, dell'attività svolta, ma anche dei risultati che sono stati conseguiti dai lavoratori attraverso appunto le attribuzioni delle fasce di merito. E questa è la progressione orizzontale, definita appunto economica. Abbiamo poi la progressione verticale o di carriera, quando il passaggio avviene tra aree diverse e, ad esempio, dipendente della seconda area in possesso del diploma di scuola secondaria all'atto dell'assunzione, nel frattempo invece consegue una laurea e può accedere a un profilo della terza area. Però ragazzi, la progressione verticale avviene le progressioni verticali avvengono attraverso concorso pubblico, ovviamente sempre fermo restando la possibilità per l'amministrazione di destinare personale interno in possesso ovviamente dei titoli di studio richiesti per l'accesso appunto a quella riserva di posti che non può essere però superiore al 50% di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno 3 anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione di posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore, quindi è molto importante anche questa. Parliamo infine sempre di questa domanda delle posizioni organizzative. Che cos'è una posizione organizzativa? La posizione organizzativa è un ruolo che prevede lo svolgimento di funzioni di direzione con elevato grado di autonomia gestionale, di unità operative caratterizzate da rilevante complessità organizzativa, che quindi una responsabilità anche superiore. Parliamo appunto di complessità organizzativa in ragione delle risorse umane e strutturali, quindi si tratta di quella figura intermedia tra dirigente e la struttura di riferimento, cui poter delegare appunto funzioni dirigenziali che comprendono il potere di impegno, di impegnare l'ente verso l'esterno. La presenza di tale figura è appunto legittimata oltre dalla contrattazione collettiva, quindi facciamo riferimento all'articolo 17,1 bis del decreto legislativo 165/2001, laddove appunto stabilisce che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo ovviamente determinato con uno specifico e motivato, con un atto scritto e motivato, possono delegare alcune delle loro competenze a dipendenti che ricoprono le funzioni appunto funzioni ricoprono delle posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici appunto che gli vengono poi affidati. Ragazzi, questa era la seconda domanda,
Teniamo sempre qualche minuto se ci sono delle cose che non sono chiare, oppure per chi mi sta seguendo, spero che sia abbastanza. Ok, tutto definito. Poi passiamo agli altri due quiz, così. Ok, ragazzi, non vedo domande. Passiamo ora ai quiz. Domande quiz che leggete anche voi, ecco qui la prima. Allora, qual è la durata ordinaria del periodo di comporto nel pubblico impiego? Lettera A 24 mesi, lettera B 16 mesi, lettera C 20 mesi, lettera D 18 mesi. Allora, ragazzi, il dipendente, ovviamente, quando parliamo sempre del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ha sempre dei diritti e dei doveri, come abbiamo detto all'inizio, e infatti il dipendente ha il diritto ad assentarsi dal lavoro per specifiche esigenze, tra cui ad esempio le assenze per malattia. Il lavoratore che si assenta per malattia ha il diritto alla conservazione del posto, purché la malattia ovviamente non superi cumulativamente i 18 mesi nell'arco degli ultimi 3 anni, cosiddetto, come sappiamo, periodo di comporto, ricalcolati però di giorno in giorno in casi particolarmente gravi, però dobbiamo saperlo che tale periodo si può raddoppiare. Senza, ovviamente facciamo riferimento in questo caso che un periodo che non ha retribuzione e deve essere accettato le esigenze, quindi in questi casi particolarmente gravi, devono essere accettati dall'ASL competente di eventuali cause di assoluta e permanente idoneità fisica a svolgere ovviamente qualsiasi attività lavorativa. Quindi la risposta esatta, ragazzi, è alla lettera G, cioè la durata ordinaria del periodo di comporto nel pubblico impiego è di 18 mesi, salvo appunto la possibilità di poter raddoppiare questo tempo, ma solo per quei casi gravi. Teniamo sempre qualche minuto e andiamo avanti con la seconda domanda, quindi con il secondo quiz. Non vedo domande. Andiamo con l'ultima domanda. L'aspettativa costituisce lettera A una causa di interruzione del rapporto di lavoro, lettera B una causa di sospensione del rapporto di lavoro, lettera C una causa di licenziamento, lettera D una sanzione disciplinare. Ragazzi, innanzitutto iniziamo a capire che cos'è l'aspettativa, perché l'aspettativa costituisce una causa di sospensione del rapporto di lavoro che riprende regolarmente al termine del periodo di fruizione. Può essere concessa a richiesta del dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, però quando può essere richiesta? Può essere richiesta per 3 motivi, o per comprovati motivi personali o di famiglia e compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio può essere attribuito un periodo massimo a 12 mesi, quindi l'aspettativa per 12 mesi nell'arco di un triennio, da fruire anche in modo frazionato e senza ovviamente, ragazzi, anche qui quando parliamo di aspettativa, senza retribuzione e non occorre la formazione dell'anzianità di servizio. Quando può essere richiesta ancora? Può essere richiesta per gravi e documentati motivi familiari e si tratta in questo caso di un'aspettativa che ha un fondamento diverso da quella precedente, quindi dalla questione di motivi personali e familiari. Anche se comunque l'una e l'altra, i due periodi, quella dell'aspettativa per comprovati motivi personali di famiglia e quella per gravi e documentati motivi familiari, possono cumularsi, quindi i due periodi possono cumularsi e può avere una durata massima, anche questa non superiore a 2 anni.
durante il quale appunto il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha, però anche in questo caso non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di lavoro. Il terzo punto invece quando si può richiedere l'aspettativa è quando parliamo di cariche pubbliche elettive, quindi la cooperazione con i paesi in via di sviluppo o volontariato, ipotesi che trovano appunto una specifica disciplina nelle leggi che lo prevedono. Quindi in questo caso l'aspettativa deve comunque considerare il periodo delle cariche oppure della cooperazione con i paesi in via di sviluppo o del volontariato. Ragazzi, queste erano le domande di oggi per quanto riguarda diritto amministrativo. Abbiamo oggi affrontato quelle che sono, diciamo, delle pillole dell'argomento del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Vi consiglio sempre di iscrivervi ai nostri corsi, di iniziare sin d'ora a studiare, quindi non aspettate un concorso, ma iniziate ad iscrivervi così avete già del materiale, avete un tutor, un docente che vi segue, vi indirizza in quelle che possono essere le materie di concorso. Un'altra cosa che vi volevo dire, ragazzi, scriveteci se avete degli argomenti che volete sentire in queste lezioni, che sono delle sintesi di argomenti che noi cerchiamo appunto di farvi capire e scriveteci e man mano poi, come ha fatto oggi il dottor De Felice, vi rendiamo tutto più chiaro e vi spieghiamo l'argomento. A questo punto io se atteniamo sempre qualche minuto, se non ci sono domande, e poi ci salutiamo. Ok ragazzi, non vedo domande. Vi saluto, vi auguro un buon fine settimana, ci rivediamo settimana prossima. Grazie mille sempre per l'attenzione, buona serata a tutti.